Bella ragazzi, sono Robby Tudisco del canale Sneakers Facts, il canale dove se la volpe non arriva all'uva vuol dire che non calza Jordan. Mi pare ovvio. Oggi parleremo di una scarpa che ha fatto la storia diventando così una delle più iconiche di tutto il mondo. Infatti siamo qua oggi per parlare delle Nike Air Force One. L'aria in una scatola. Questo è il semplice slogan di Nike quando hanno lanciato l'Air Force One nel 1982. La prima scarpa da basket ad aver caratterizzato l'aria nel tallone, così da attutire e ammortizzare gli impatti col suolo, nonché la prima scarpa con la scritta Air. Anche se ai tempi ad alcuni tester di usura non piaceva il cinturino alla caviglia, cosa che invece a me personalmente fa impazzire, gli piaceva pressoché la scarpa, così tanto da non restituire i campioni che gli sono stati dati. Quando la scarpa andò in vendita nel 1982, lo fece col botto, tanto è vero che le vendite andarono letteralmente alle stelle. Sebbene la scarpa intesa come omaggio aereo per l'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, la produzione fu cessata nel 1984. Ma da quel momento in poi le richieste per l'Air Force One furono veramente altissime. Tutti quanti andavano nei negozi, andavano dai distributori perché volevano la Air Force One. Dopo un po' di tempo, gli stessi distributori, notando la forte richiesta, chiesero a Nike la possibile reemissione della scarpa. Una proposta che era letteralmente sconosciuta ai tempi, perché per Nike riportare una scarpa fuori produzione era completamente senza senso. Proprio perché in quegli anni il business non funzionava affatto così, infatti Nike si fece due domande. Perché i clienti vorrebbero comprare una scarpa da ginnastica che sostanzialmente è vecchia, è finita? Perché dovrebbero spendere i soldi per qualcosa che nel mercato già c'è stato? E chi come Nike ai tempi era nel pieno business delle scarpe era abituato a guardare avanti e non indietro. E infatti fu tanta la nostalgia e fu tanta la richiesta che nel 1986 la Air Force One è tornata. Una delle scarpe da ginnastica più iconica restituita perché i tifosi la richiedevano. E infatti l'Air Force One nella storia delle scarpe fu la prima ad essere rimessa in commercio dopo lo stop ufficiale. E sapete fino ad oggi quanti modelli di Air Force esistono al mondo? Più di 2000, più di 2000, miei cari, solo di Air Force One esistono più di 2000 modelli, cioè prenderli tutti praticamente è impossibile. Il prezzo di release delle Air Force One parte dai 100 euro in su, in base al modello, in base alla colorway. Il modello che ho io si chiama Air Force One Denim Gum. E questo modello nello specifico costa 110 euro. Se siete interessati, sotto nelle descrizioni troverete il link alla pagina footlocker.it riguardante le Air Force One. Ce ne sono di vari modelli, ce ne sono che costano più o di meno, dategli un'occhiata se vi conviene, le prendete e mi ringraziate, se no, adios. Per quanto riguarda invece un mio parere personale, ragazzi, l'Air Force One è una scarpa che io ho rivalutato tantissimo. Mi spiego. Quando ai tempi da ragazzino, 13, 14, 15 anni, vedevo in giro persone con ai piedi Air Force One, vedevo le classiche Air Force One tutte bianche, vedevo le low, le mid, ma fondamentalmente o tutte bianche o tutte nere o specialmente tutte rosse. A me nella scarpa una colorway unica non è mai piaciuta, qualsiasi modello di scarpa noi parliamo. A me piace lo stacco in una scarpa, mi piacciono i particolari, mi piacciono i dettagli, mi piacciono più colorway mischiate. E infatti questo qua è il mio primo e unico modello al momento di Air Force One, e da quando le ho comprate non riesco più a staccarmele dai piedi perché sono veramente comodissime, mi piacciono un sacco come calzano i miei piedi. Io vado matto per le scarpe volgarmente chiamate a stivaletto, orribile come termine. E mi è piaciuto soprattutto un sacco questa colorway, la Denim Gun, che come potete vedere ha dei tratti ginzati, come si suol dire nel gergo volgare, ha dei tratti ginzati, appunto denim. Poi ha dei dettagli nella tomaia bianchi, similpelle, e poi ha la gomma, appunto del classico colore gum, che a me questa colorway praticamente fa veramente, letteralmente, impazzire. Pazzire, ragazzi. Ultimamente me le sto anche portando per andare in palestra perché mi tengono saldo
il piede e mi stringono non fortissimo sulla caviglia, ma tanto da non farmi provocare cadute, slogamenti, eccetera, eccetera. Quindi io le consiglio vivamente. E poi boicottate da tutte perché hanno questo cinturino che io veramente, ragazzi, per me è la cosa più bella dell'Air Force One. A me le scarpe con gli strap, con i cinturini, esco veramente fuori di testa. Ma questo è strettamente un mio parere personale. Ragazzi, anche per oggi questa puntata di My Sneakers termina qui. Io vi ricordo che sotto nelle descrizioni troverete i link ai vari social network, che sono il profilo Instagram Sneakers Facts, il link per entrare nel gruppo Telegram Sneakers Facts e niente po' di meno che la pagina Facebook Sneakers Facts. Fresca, 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 ancora non c'è nessuna appena creata, quindi dai. Ho deciso di togliere dai link dei miei social il mio profilo personale Facebook perché mi ritrovo, volente o nolente, la posta piena di messaggi che proprio esplode e non riesco a gestirvi bene. Già è difficile gestirvi tra il gruppo Telegram e il profilo su Instagram, e quindi ho deciso di fare la pagina proprio per gestirmi meglio il tutto, e da lì vi risponderò, pubblicherò i miei video, quindi rimarrete sempre aggiornati, qualsiasi informazione. E poi si pubblicheranno link e video vari, le varie uscite, i vari release, gusti, pareri, cazzi, mazzi e quant'altro. Se il video vi è piaciuto, spolliciate tutti i pollici che avete, se ne avete più di uno, spolliciateli tutti in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete, commentate, fate quello che volete. E quindi, ragazzi, dal vostro Robito Disco Sneakers Facts, noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ve si ama, un abbraccio a tutti.